Valentina Tironi, María La Salvia, Joe Yang, Loredana Granieri, Mateo Nucci. Non c'è una chiave per la felicità. La porta è sempre aperta. Tanti, tanti auguri a tutte e a tutti. E ora sì, ce ne andiamo all'aeroporto di Pudahuel a prendere l'aereo, dai! Siamo arrivati a Rio de Janeiro. A Rio sono le 18:52, fa 24 gradi e il cielo è limpido. Mentre che la città eterna Roma fanno ben 18 gradi. Sono le 23:52 e il cielo è parzialmente nuvoloso. E ora l'informazione du Brasil. Dilma Rousseff recicla al suo governo per evitare il giudizio politico. Migliorare le alleanze dentro il suo governo di coalizione, ridurre il rischio che avvenga il giudizio politico, pulire la sua immagine di fronte alla cittadinanza. E con quello ha annunciato la riduzione dei ministeri e la modifica del suo gabinetto. La mandataria brasiliana ha nominato come capo di gabinetto all'ex ministro della difesa Jake Wagner. E il ministro della salute lo ha lasciato sotto il controllo del partito del Movimento Democratico Brasiliano, partito di centrodestra, che è il suo principale alleato nella coalizione. Il nuovo ministro della difesa è ora l'ex ministro dello sport Aldo Rebelo. E dice la Rousseff: il mio governo è alla ricerca di appoggio nel Parlamento. Abbiamo bisogno di stabilità politica perché il Brasile possa crescere. Evidentemente non è cosa facile, perché dentro il Parlamento quello che cresce è l'opposizione al governo. E neanche è facile raggiungere stabilità. Con un sopraggiro nelle finanze pubbliche e il fantasma della corruzione a Petrobras e altre imprese dello Stato e l'entrata ad agosto in recessione del paese. Dilma Rousseff tratta di attaccare questi problemi eliminando 8 dei 39 ministri. La fusione di altri ministeri, ad esempio il Ministero del Lavoro insieme a quello di Sicurezza Sociale. E inoltre riduce di un 10% i salari dei ministri e le spese di un 20%
E con questo verrebbero eliminate 30 segreterie nazionali e verrebbero eliminati 3.000 posti dove non si sono realizzati cambiamenti e nell'equipe economico che attualmente intenta qualcosa, niente di facile, vuol dire controllare la spesa, rivertire il deficit fiscale, evitare una nuova riduzione nelle classifiche di credito come ha fatto Standard & Poor's il mese scorso. Ma già i funzionari hanno detto che con i tagli ministeriali si potranno risparmiare 200 milioni di reali, che sarebbero 50 milioni di dollari, mentre che il deficit del presupposto primario per il 2016 è di 8.950 milioni di dollari. Questo lo ha presentato Brasilia il 31 d'agosto. E allora la Presidente brasiliana ha deciso di fare questa riforma dopo la grande pressione del suo aliato, il Movimento Democratico Brasiliano, per ridurre il rischio di subire un processo di impeachment nel Parlamento. E tutto fa capire che potrebbe avvenire a novembre. Evidentemente quel che si cerca soprattutto è garantirsi l'appoggio del Movimento Democratico Brasiliano, ma questo non risolve assolutamente da dove si prenderanno gli 8.900 milioni di dollari che mancano per coprire il deficit del presupposto primario per il 2016. Secondo loro, cominciando per tagliare un 10% del presupposto dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro, questa taglia solo a 10 mesi dell'inaugurazione riguardano i ricorsi privati patrocinatori che non includono investimenti in infrastruttura o sicurezza. E ora la musica del Brasile, arriva il gruppo Acústicos y Valvulados, el brano Vicio, dai! Esse remédio eu conheço, é gasolina.
sbanciano a e sempre volta pro lugar. É como verso popular, chega nas nuvens, desmancha no ar. URF a Radio Roma Futura.it, dialogando con Latinoamérica, era la música del Brasil, era el grupo acústico Cibalbulados, el brano Vicio. Y ahora sí, ce ne andiamo al aeropuerto del Galeón a prender el aéreo, dai. Siamo arrivati a Lima, Perù. A Lima sono le 17:03, fa 21 gradi e il cielo è parzialmente nuvoloso. Mentre che a Roma, la città eterna, sono le 03 già del giovedì 8, fa 17 gradi e il cielo è parzialmente nuvoloso. E l'informazione del Perù. Segura, la proiezione dell'FMI è molto pessimista. Dopo di conoscersi la riduzione delle proiezioni economiche del Fondo Monetario Internazionale per questo anno per il Perù, le quali il ministro d'Economia e Finanza Alonso Segura considerò molto pessimiste, perché l'FMI stimò che l'economia peruviana crescerebbe di un 2,4%. E il ministro Segura dice: non sono d'accordo per un semplice motivo. Il Perù ha cresciuto già nel secondo trimestre un 3%, a luglio il 3,2%, e la proiezione per questo trimestre sarà del 3,2 o 3,3, così che l'anno si chiuderebbe intorno al 3%. Se non si arrivasse a questa cifra, mancherebbe pochissimo. E sarebbe per il fatto che nel primo trimestre la crescita è stata del 1,8%. Inoltre Segura sottolineò che la maggioranza dei paesi latinoamericani è in fase di decelerazione. E questo era previsto. Ma questo non succede con il Perù, che è in via di recuperazione, di accelerazione della crescita, grazie alla politica.